apriremo una bustina dei Tentacles and Call. Ancora? Ancora, sì. Perché ci piacciono tantissimo. Adesso le possiamo aprire. Aspetta che vi diciamo cosa c'è. Dice che cambiano colore. Sono della Di Agostini. Non possono giocare i bambini che hanno di meno dei 4 anni. Poi costano 2,99 euro. All'interno troveremo un tentacle e un mini poster. Sì. E allora, adesso apriamo? Sì, so come aprire. Apri tu? Sì, ecco, guardate. Ecco, adesso vediamo il nostro tentacles. Ecco. È nuovo! Nuovo! È uno che non abbiamo? No. Com'è? Wow! Bello! Non ce l'abbiamo! Questo qui non ce l'avevamo mica con quell'altro. Ma che bello! Era un polipo! È un polpo, sì, amore. E come si chiama questo polpo? Allora... Oh, sì, il suo codice! Guarda che bello, Pietro! Sì. Oh. C'è anche il suo codice. Abbiamo la luce un po' smorta. Guarda che bello. Dopo lo mettiamo nell'acqua calda. Sì, mamma. Lo mettiamo nell'acqua questo calda. Scontro fra questo e questa medusa che non so come si chiama. Vediamo un po', questo è il nostro codice. E sì, poi vediamo un po'. Qui è lotta il foglietto. Cosa sì dice? Allora, polpo ad anelli blu. Polpo ad anelli blu vive nell'oceano Pacifico occidentale. La lunghezza al massimo 8 cm il corpo e 15 cm i tentacoli. I segni particolari: anelli blu, saliva velenosa. Questo è un polpo velenoso, Pietro. Guarda, nella sì realtà è fatto così. La sfida all'ultimo tentacolo, polpo ad anelli blu con cubo medusa di Bonaire. Allora, le dimensioni 2, pericolosità 5, velocità 3 e astuzia 2. Hai capito che questa ha la saliva? Sì, velenosa. Velenosa. Saliva velenosa, cioè un veleno potentissimo. A caccia sulla terraferma, quando caccia lungo le scogliere, questo polpo esce talvolta dall'acqua per catturare i granchi. Davvero? Ma sarà uno spettacolo vederlo. Sì. La spedizione deve essere però molto veloce. La sua autonomia fuori dall'acqua è di mezz'ora al massimo. Poi deve riemergere. Deve riemergersi, altrimenti rischia di morire. Questo si illumina al buio, Pietro. Sì. Mamma, sai che io nell'acqua porterò questo qua nell'acqua buia, si illuminerà. Tu dici? E poi qui ci sono, allora, qui ci sono tutti, sì, i vari, mamma, polpi e meduse. Allora, ognuna ha dei polpi o delle meduse. Uh-huh. Ognuna. Allora, queste qua, questa è una medusa che dovrebbe stare qua. Questa è un'ortica di mare. Ortica? Atlantica. Sì, ortica è. Ortica di mare. Poi allora, questo viola è polmone di mare. E questo? Questa è... medusa. No, questo qua, questa qua. Questa qui si chiama medusa Uricandi. Uricandi. Anche questa è Anche questa è vele.
Questa qui è velenosa, può sì. essere letale anche per l'uomo. Caspita, però si vede questa medusa, si bisogna scappare. Perché cosa c'ha? Ha detto che è velenosa anche per l'uomo. Allora, proviamo a spegnere la luce, vediamo se si illumina, vai. Nonno! Guarda, devi schiacciare quello lì. Dobbiamo spegnere la luce. Ecco, il polpo si dovrà illuminare. Non si illumina. Ma dai. Si illumina! No. No. Vedrete delle cose. Ciao a tutti col nostro Pulipone.